Questa è appunto la carta di Milano, sì. Questo è il puntino dove siamo, sì. Dici pure dove vivi e quali sono i percorsi che fai abitualmente nella città. Sì. Per cui, quindi mi alzo la mattina, dalla mattina? Sì. Ah, scusa. Quindi dalla mattina? Certo. La mia giornata tipo? Esatto. Allora, dove abiti? Abito qui, una zona. Faccia molto pure un bella. Puntino, ci disegni in grande la sua casa, se è un palazzo, se è un villa. La mia casa, me la vorrei. Anche con dei grandi balconi, perfetto, un portoncino di grandi balconi, ok, perfetto. Qua siamo in piazza e zona Pompeo Castelli, quindi zona Bovisa, direi, perfetto. Villa Pezzone, quella zona lì, benissimo, okay. È una zona molto verde, purtroppo una brutta zona. Partendo da casa vado a scuola, quindi mi dirigo. Posso fare la freccia? Sì, certo. Scuola. Ok, prendo il bambino, poi lo lascio. Quali metri usa per spostarsi? Faccio pure la spostata con 12 per arrivare qui al lavoro. Quindi, sì, no, è anche devo disegnare il campo? Sì, ci faccio prima il percorso e poi allora, ci disegni. Allora, il percorso più o meno. Allora, perfetto. Diocleziano, poi arriva in Cinisio. Sì, anche se arriva direttamente in Cinisio. Perfetto. Poi ora fa via Messina perché c'è la deviazione, ma Procaccini qui... Non è un problema, l'importante è arrivare al centro, ecco, quindi... Garibaldi e diciamo che arriverei più o meno. Perfetto. Ci disegni il tram, ci scriva il numero del tram. Perfetto. Benissimo. O se non ascolto della musica, dipende, poi... Faccio pure delle note, la musica, qualcosa. Quello che... Benissimo, giungendo poi al lavoro da Garibaldi, come si sposta per sì. arrivare qui? Poi vabbè, vengo a piedi, scendo l'ansa. Oppure degli omini o dei tattini. Faccio... facciamo delle frecciatine. Sì, poi. Certo. Perfetto, arrivando al lavoro il suo umore com'è? È sempre felice sì, di iniziare? Sì, sì, allora ci faccia pure un sorrisone ormai. Io sono felicissima di lavorare qua, sono felicissima di lavorare in centro, c'è bella gente, i milanesi sono tutti simpatici. Ha molto passaggio, sì. Non la fanno mai arrabbiare. Difficilmente. Aspetta, arriviamo qua. Perfetto. Okay. Tornando a casa, si ferma a fare la spesa, fa qualche no, cosa pochissimo di tempo, quindi guardo due negozietti qua. Faccio pure un percorso anche fittizio allora, faccio... dello shopping qui. Aspetta, allora facciamo così, vado magari in centro, certo. Allora, dov'è qua. L'uomo. Allora, poi da qui riprendo il percorso. Perfetto. Vuoi disegnare l'uomo? Sì, assolutamente sì. Disegniamo l'uomo, c'è la stessa. In grande, bello, grosso. Oh, molto bello. Okay. Tornando a casa c'è qualche altro monumento, qualcosa che le rimane impresso? No, vabbè, tornando a casa poi magari ritorno. Ritorno sempre. La stessa strada. Se non arriva il tram, mi faccio un pezzettino da Lanza. Mi faccio un pezzo di attraverso scato. Il parco Sempione. Sì. Nel parco? Sì, il parco quando passa nel parco? Ecco sì, magari mi sono... Niente, osservo il verde, mi piace... C'è qualche alberello, qualcosa? Perfetto. Mi piacerebbe fermarmi magari su una panchina, ma non c'ho tempo. Perfetto. E da qui poi, tornando... E da qui ritorno, esatto, ma appunto magari a volte prendo l'uno in piazza Sempione... Ci faccio pure un uno enorme... un uno grande, è il tram, Sì, sì. Ok, chiudiamo il tram. Perfetto. E ritorno a casa perché ci poi faccio pure la via Sempione, fino alla fine. Faccio il percorso alternativo da Piazza Firenze, poi faccio più o meno così. Certo. Ritorno a casa, vado, aspetto alle 4.30, che prendo il bambino da scuola. Faccio pure la scuola, ci disegni la scuola grande. Andiamo alla scuola, non c'è tanto spazio.
Oh. Grazie.